il dibattito interessantissimo, ma voglio tornare alla Romanina, che per me è la nostra madre, e io glielo dico sempre, e lei è molto fiera di questo fatto di essere la nostra madre. Romina è stata per noi ed è una persona di una importanza enorme. Romina, come diceva Porpora, è stata quella che ha scoperchiato, no? Nonostante lei avesse già fatto il cambio di sesso, ma non è voluta rientrare in quella che erano i doppi binari, no? Di maschio e femmina. Lei ha reso pubblica la sua storia. Lei sposò una persona omosessuale scappata dalla Grecia. Insomma, Romina ha fatto del suo modo di essere una bandiera. Questa bandiera ha permesso a noi di essere quelle che siamo oggi. E la grande ironia di Romina l'ha insegnata a tutte noi. Se noi non fossimo state ironiche, se non avessimo avuto una scuola come quella di Romina, oggi non saremmo qui. L'ironia ci ha veramente salvate. Mi dispiace, ma io devo andare per un impegno molto brutto, ma devo andare. Continuate il vostro dibattito. Un aneddoto della Romina, no? che lei ce lo racconta, lei lo raccontano le altre, insomma, ritorna sempre ogni volta questa cosa, c'è una che come dire c'entra poco magari con tutta la questione politica culturale di cui stiamo dibattendo, e che come dire negli anni in cui appunto lei girava e che faceva scandalo a Firenze, c'era questo negoziante che ogni volta che la vedeva rompeva le scale, e lei chiaramente come dire doveva mettere la coda tra le gambe e far finta di nulla, perché insomma arrivò l'alluvione dell'Arno, quindi l'Arno portò via tutto e sconquassò Firenze, e i giorni successivi, ma immediatamente dopo, lei abitava proprio vicino ai Lungarni, dove c'era questo negoziante. E lei si agghindò, si è messa sto vestitino, molte dicono di pelle gialla, quello di pelle di plastica gialla, quella trasparente, l'impermeabile, con gli stivali intonati, tacchi, ed esce nel fango. Quindi, come dire, il delirio trance, ecco. E passa dove? Davanti al negozio dove purtroppo il malcapitato stava sparando fango. Oh, vedo che l'Arno t'ha portato via la roba al negozio, spara! E a quel punto sembra che insomma sia dovuta scappare, perché ha rischiato il linciaggio della gente, perché insomma la situazione non era, lei la racconta in un modo, l'altra la racconta in un altro, però ecco, cioè, era un pezzettino che dell'ironia. Altre domande? Vuoi dire un ciclo di seminari? E ce ne sono, e ne sono stati fatti, perché poi comunque va detto assolutamente che il dibattito è aperto nel mondo femminista, cioè questo è nel mondo lesbico.
questo, come dire, va riconosciuto, tutto anche il dibattito nell'area queer comunque è, diciamo, fa parte di quel mondo, è un'emanazione di quel mondo. È chiaro che, come dire, le anime del femminismo sono diverse e sono tante. Io ho scritto un pezzo, un capitolo su altri femminismi, che era, diciamo, gli atti di un convegno, proprio sui rapporti tra il transessualismo e il femminismo. Io dico, però ecco, cioè, quello che dico può sembrare riduttivo, come dire, visto la contingenza del tempo che abbiamo a disposizione, andrebbe argomentato che il transessualismo, le spinte, le lotte diciamo di emancipazione del mondo trans sono strettamente legate al femminismo. Potrei pensare pure che sono un pezzo, un'emanazione di quello. Ho detto all'inizio che in quegli anni 60 e 70, le lotte per i diritti viaggiavano in maniera, diciamo, unita. L'America magari, come dire, ci offre un esempio più lampante: la notte dei neri, Black Panthers, il Black Power, il gay movement, le donne erano strettamente intrecciate. In Italia questo c'era, però c'era anche una accusa, diciamo, molto molto forte da parte delle donne, delle femministe, non solo alle trans, non tanto alle trans, quanto anche ai gay, di riproporre quello che loro cercavano di mettere da parte, di eliminare, di superare, no? Anzi, questa accusa, questa battaglia è stata molto più forte nei confronti dei gay, anzi delle froce, voglio usare il termine perché è quello più esatto, qui proprio a Bologna, quando ci fu la manifestazione del 77, no? Per la prima volta lo spezzone Gaio, Frocio, eravamo tutte travestite, e lì, come dire, le femministe, gran parte delle femministe accusavano appunto le Froce di riproporre quello che loro cercavano di buttare via. Mario Mieli, nell'evento di Critica Trans, è molto chiaro su questo, no? Le accuse gli rigira l'accusa. Io molto sinteticamente credo che le compagne non hanno capito che le trans non stavano riproponendo una femminilità, diciamo, che loro cercavano, una femminilità vecchia. Loro stavano riproponendo l'essere trans, non l'essere donna, l'essere trans. E lo riproponevano in un momento in cui si veniva fuori, era il battezzo della scena, si veniva fuori con i colori e i vestiti che erano stati sempre tolti, quindi con colori e vestiti forti. Cioè, se una trans veniva fuori dopo millenni di negazione, con le scarpe da ginnastica, con gli zoccoli, diciamo, da femminista, come dire, non era nessuno, veniva fuori con i tacchi a spillo, con i colori forti, come dire, per rimarcare la sua presenza, il suo essere, e quello non era l'essere donna, e quello era l'essere trans. E questa è una chiarezza che dovrebbero fare le trans e le donne. Ma comunque questo dibattito è aperto, non è, come dire, qualcosa di astruso, se ne sta discutendo in maniera pure interessante. Però è questo. La Dominianni rappresenta quell'autoreferenzialità femminista che poi, come dire, ha prodotto danni all'interno del femminismo stesso, prima ancora che fuori. Quindi quello che lei ha detto se lo poteva risparmiare, ma non è, come dire, è in linea con quello che lei pensa. Io credo che, come dire, 40 anni dagli anni 60 ad oggi sono pochi per discutere
elaborare quello che è successo, quello che ci sta succedendo e quella che è la nostra vita. Forse abbiamo perso l'inclinazione, la tendenza a discutere, a dibattere, a confrontarci, questo assolutamente sì, però ripeto, in certi ambienti, per quanto mi riguarda, c'è questo dibattito, è molto aperto ed è molto interessante. E c'è molto 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 ancora da dire, perché, e ritorno a quello che dicevo prima e mi fermo, dobbiamo ricostruire, abbiamo la responsabilità di ricostruire e dare senso e significato alla nostra storia. Quindi ci sono altre domande? Beh. Va bene, io allora ci fermiamo qui per il momento. Ringrazio molto Fabio, e qui abbiamo delle copie del fumetto per chiunque volesse. E Renato e Porpora, grazie di aver discusso con noi, grazie mille.